Scusami, tu che sei laggiù perché non stai battendo le mani? Cioè, li stanno battendo tutti quanti, tu non le batti. Che c'è il problema alle mani? Che ti una mano in giro. Lei li spara, mercoledì. Lei li spara. Ma non esci, spara! Oh, ma fallo parlare. Ma che tu devi battere le mani, capita? Se no vengo là e ti prendo a pugni. Pugnalo, Lello, pugnalo, Lello, pugnalo! E ti prendo a calci nella chiappa. Chiappalo, Lello, chiappalo! Mi guardi, non mi capisci, ma che sei, un ciuccio? Ciucciolo, Lello! Animale, ma dove li prendi tutti questi termini? A Roma. A stazione Termini. Ma io tu devi battere le mani, capite? Te lo sto dicendo in italiano, vuoi che te lo dica in spagnolo? Batti le mani, olè! Vuoi che te lo dica in francese? Batti le mani, Sarkozy! Vuoi che te lo dica in giamaicano? Fa una canna! No! Un giamaicano fa la canna! Ma il signore deve battere le mani! Se batte le mani, come fa a fare la canna? Infatti, quello se no si macina la canna! Ma che fai, ci fa la canna macinata? È la macinata! Ma fai il puppetto, il giovane si fa gli ammonti! Lascia! Ma chi ti sta mantenendo? E mantienimi allora, mantienimi! Animale! Datti una regola! E ricordati sempre che noi siamo uomini di Gomorra! Dico per noi! E basta! Gaspar, lascia! E meglio che pensiamo agli affari! Noi dobbiamo essere concentrati! Noi dobbiamo pensare sempre alle cose più importanti. E però dobbiamo mai far capire quello che abbiamo nella testa. Non ti preoccupare, non si capisci che c'è nella testa. Però niente. Ricordatevi che domani mattina dobbiamo andare ad ammazzare a Platinette. In un'intervista ha parlato male Gomur. Non sarà facile ammazzarlo, mi hanno detto che c'ha la pelle dura. Infatti non è pelle, è cotica.
Bisogna trovare un gancio, qualcuno che lo conosce bene. No, un gancio, ma prendere un porco, se no come giro di attorno, più noi si uccide. O Salisburgo. A me mi hanno detto che questo Platinetta abita a Roma, in un attico. Noi domani andiamo là e l'ammazziamo. E speriamo che funziona l'ascensore, perché salire a piedi sull'attico mi fa venire l'acido. L'acido lattico. L'acido lattico. Hai capito? Se sono a piedi, l'acido lattico. Ma non ho capito, ti stai mettendo paura? No. Ti stai tirando indietro? Fai schifo! E per i tipi come te che come un rapper di credibilità? Fai schifo! E per i tipi come te che a Napoli nessuno più butta la carta a terra? Fai schifo! Tu sei un traditore! Fai schifo! Oh! Ma io ho fatto una battuta! E questa è! E vieni! Vieni! Vieni, mi dato piglio Puparolo, vieni. Sono assordo Puparolo. E vieni, da piglio perdono. Va bene, però questa battuta. Stai senza cerniere. Stai senza pensiero. Stai senza bandiera. O pensiero. Stai senza portiera. O pensiero. Ragazzi, ditemi una cosa. Ma chi di voi due ha ammazzato il pagliaccio del Circo Orfeo? Io no. Sono stati perché? E che cosa aveva fatto quel povero pagliaccio? A me niente. Tu hai detto va là e ammazzi il capo clown. Cazzo di da fa, chi l'hai tiso? Ha detto vai vedi, circo qua fuori ci sono i clown. Io ho pensato quella volta a tutto fosse il capo. Bu, bu. Mi ha fatto il circo clown. Quello sta pure giocando con i bambini. Bum bum. Il tuo clown non lo vende. Poi era pure un anno, chiudo curto curto. Una scena simpaticissima. Animale, io ho detto vai al circo, lo. Ah, lo? Lo. E allora però non si è senduto, evidentemente già stavi in mezzo alle scale quando me l'hai detto. E ammazza il capoclan. No, è stato fuori opportuno allora, che veramente non si è capito. Ma tu lo sai chi è il capoclan? Pagliaccio che fa più ridere. Ma no! Oh, sei impazzito, mi puoi picchiare, porto gli occhiali! E adesso non ce l'hai! Che tingilindì! Che nittine! Vedi le pupillole? Sono proprio i pupille in cascatilindì! Sulle? I pupille! Lo che tengi? Che lindine, ti sei educato a capire lindine, c'è lindine, lindine. Vai giù, tu non devi scherzare troppo, capito? Tu devi pensare prima di tutto agli affari. Questa mattina dovevi andare a casa del boss per ammazzarlo, l'hai fatto. Sono stato a casa del boss, l'ho preso, l'ho tirato fuori al balcone davanti a tutti lo stesso. Ed è morto? Non lo so, però fra una mezz'oretta si è asciutto pure. E me ti ha visto qualcuno? La moglie, ho dovuto dare due colpi pure a lei. Almeno lei è morta. No, è incinta. Tanti belli colpi, già. È rimasta molto contenta, devo tornare a fine agosto. Perché? Restano marito, quindi lei è più libera. Parliamo di lavoro, va. Parliamo di lavoro, va. Mi ha contattato il governo. Oh. Ha detto che dobbiamo andare in India e liberare l'altro Marò. Marò! Cazzo, quando il governo sta in difficoltà chiama sempre a noi, Però non ci dimentichiamo che in India è pericoloso, là ci possono ammazzare. Allora mandiamo la sorella. E perché mia sorella non l'ammazza? No, in India va che sacra. Mandiamo mia sorella. A proposito, parlando di affari internazionali, da fonti certe ho saputo che la Corea del Nord ha chiesto consiglio alla Camorra per strategie di guerra. E tu come l'hai saputo? Ieri sera mi ha chiamato Pyongyang, il presidente della Corea in persona. Ma che cosa gli ha detto? Che se ti muovo questo indoglio, fuggiamo in sondo, in sua sacamaga, in sua clava, sacchino, mi doglio, sacimino. E tu che hai risposto? Niente, che cazzo ha capito? Sti coreani quando parlano si capisci proprio. È vero. A chi l'era pure la Corriero Nord? Era la Corriero Sud, ci sono capito qualcosa, secondo me. Ragazzi, ho una bella notizia da dare. Finalmente è arrivata tutta la droga che aspettava. Questa sì che è una bella notizia. E allora vuol dire che da domani spacceremo tutta la droga che arriva dal Sud America nel centro storico di Napoli. E allora là ne possiamo spacciare più poca. E perché? Perché il centro storico è a traffico limitato. La droga.